Terza parola, coraggio. E qui mi rivolgo particolarmente ai giovani. So che per molti di voi il futuro può apparire inquietante e che tra denatalità, guerre, pandemie e mutamenti climatici non è facile mantenere viva la speranza. Ma non arrendetevi. Ma noi arrendetevi. Le nascite è il primo indicatore della speranza di un popolo. Senza bambini e giovani un paese perde il suo desiderio di futuro. In Italia, ad esempio, l'età media attualmente è di 47 anni. E ci sono paesi nel centro Europa che hanno età media 24 anni. 47 anni e si continuano a segnare nuovi record negativi. Purtroppo, se dovessimo basarci su questo dato, saremmo costretti a dire che l'Italia sta progressivamente perdendo la sua speranza nel domani, come il resto dell'Europa. Il vecchio continente si trasforma sempre più in un continente vecchio. Un continente stanco e rassegnato, così impegnato ad esorcizzare le solitudini e le angosce da non saper più gustare nella civiltà del dono la bella bellezza della vita. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncettivi. Uno distrugge la vita, l'altro impedisce la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. A livello istituzionale urgono politiche efficaci, scelte coraggiose, concrete e di lungo termine per seminare oggi affinché i figli possano raccogliere domani. C'è bisogno di un impegno maggiore da parte di tutti i governi perché le giovani generazioni vengano messe nelle condizioni di poter realizzare i propri legittimi sogni. Si tratta di attuare serie ed efficaci scelte in favore della famiglia. Ad esempio, porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli, oppure liberare tante giovani coppie della zavorra della precarietà occupazionale e dell'impossibilità di acquistare una casa. Rivolgo un saluto ai ragazzi che sono poc'anzi intervenuti. Beatrice, hai ragione. Il lavoro è un diritto, è dignità, è inclusione. E non è un caso, come hai ricordato, che di lavoro parli l'articolo 1 della nostra Costituzione, facendone il fondamento della Repubblica. Così come l'articolo 3 aggiunga non soltanto che ogni cittadino ha uguale dignità, ma che lo Stato deve assicurare che venga rimosso quel che la ostacola. Desidero far notare che la nostra Costituzione è stata scritta con grande saggezza e con altrettanta perizia, con norme capaci di essere applicate persino a oggetti allora sconosciuti. È capace di regolare situazioni allora imprevedibili, che inevitabilmente intervengono nel corso del tempo. Da qualche tempo registro che affiora una tendenza a voler inserire nella prima parte della Costituzione nuove disposizioni su argomenti specifici. Questa prima parte della Costituzione
rappresenta da 75 anni un punto di riferimento sempre attuale, costante. Si trascura in alcuni casi il fatto che quel che si vuole aggiungere nel testo è già chiaramente desumibile dalle norme esistenti.